Anche quest'anno il Comune di Albino ha organizzato dei progetti per i giovani. Per parlarne abbiamo con noi Sara, alla quale chiediamo di illustrare brevemente quali sono questi progetti. Allora, il progetto Giovani del Comune di Albino quest'anno ha pensato una serie di progetti sia rivolti ai giovani sia rivolti agli adulti del territorio di Albino e della Val Seriana. Prima di tutto ci rivolgiamo ai giovani, quindi da questo inverno e in primavera abbiamo una serie di laboratori. Questi laboratori sono stati pensati per e con i giovani, nel senso che dopo una serie di incontri fatti con alcuni ragazzi abbiamo cercato quali erano i loro maggiori interessi e su quelli abbiamo chiamato degli esperti e abbiamo appunto creato questi laboratori. Il primo laboratorio è il laboratorio di scrittura creativa, che è un laboratorio in realtà non nuovo per il progetto Giovani di Albino, ma è il terzo anno che viene effettuato, tant'è che negli anni precedenti sono già stati scritti due libri dai ragazzi che hanno frequentato questo laboratorio e quest'anno siamo alla terza edizione. Un altro laboratorio è il laboratorio di cinema. A partecipare a questo laboratorio come esperto c'è il professor Fornara, che è un critico cinematografico e presidente della Federazione Italiana Cineforum e partecipa anche come giuria al cinema di Venezia e appunto racconterà ai ragazzi un po' la storia del cinema facendo vedere delle ispezioni di diversi film. Un altro laboratorio che è stato pensato per i ragazzi invece è quello di fotografia. Per questo laboratorio invece abbiamo pensato a un esperto del territorio di Albino, quindi un albinese, e abbiamo un numero di iscritti veramente numeroso, evidentemente proprio qualcosa che i ragazzi sentono, probabilmente un po' il telefono, un po' la nuova tecnologia, il laboratorio di fotografia ha un buon successo. Un quarto laboratorio che però sarà attivo da questa primavera è un laboratorio di avvicinamento all'enogastronomia, in particolare per quanto riguarda la degustazione di vini. E questi sono alcuni laboratori che abbiamo pensati per i giovani. E Sara, sulla base dell'esperienza del passato, come si presenta? Come hanno accolto i giovani queste esperienze? Allora, diciamo che chiedendo direttamente ai ragazzi quali sono i loro interessi, andavamo un pochino, tra virgolette, a botta sicura, nel senso che alcuni appunto sono, come laboratorio di scrittura creativa, in continuità rispetto agli altri anni. Altri invece comunque sono stati i ragazzi a chiederlo, quindi effettivamente sono dei laboratori che hanno un discreto, magari non tutti hanno lo stesso numero di partecipanti, però hanno un buon successo. C'è da dire appunto che queste sono le attività che abbiamo pensato per questo periodo. Poi quest'estate, come l'estate scorsa, ci saranno altre attività sempre rivolte ai giovani. Un ampio servizio sul progetto Giovani del Comune di Albino andrà in onda nel settimanale Target, in programma nei prossimi giorni. Da Albino, Linea